Buonasera a tutti, buonasera da parte mia e da parte di ovviamente della società Skyway. Mi sentite? Troppo forte il volume? Qualcuno mi dà un feedback? Mi sentite? Ok, perfetto, abbasso il volume invece del cellulare, perché se no disturba un attimo. Ok, buonasera, buonasera a tutta l'Italia, dal nord Trentino, Veneto, alla Sicilia, Sardegna. Tutte le regioni sono presenti a questo grande progetto. Questa sera ci sono tantissime informazioni, tutte importanti. Cercheremo di dare una descrizione riassuntiva, poi dopo avete sempre la possibilità di andare nella vostra area personale, nei siti ufficiali di Skyway, per vedere tutte le notizie e gli eventi. Proprio oggi è stata pubblicata un'intervista a Anatoly Yuninsky, dove spiega un pochino tutte la storia di Skyway in questi ultimi 2 o 3 anni. Ha risposto a molte domande che ci siamo posti tutti noi investitori in questo progetto, perché c'è stato lo slittamento della fase, eccetera, eccetera. Vedremo un pochino in dettaglio quello che vi posso riassumere. Allora, partiamo questa sera. C'ho un contributo di slide anche da parte di Bea, approfitto per ringraziarla, perché ovviamente anche lei lavora quotidianamente tutti i giorni per questo grande progetto. Non solo lei, anche tutti gli altri che si occupano della pagina Facebook e tutti voi, insomma. Voglio dare anche un benvenuto ai nuovi partecipanti. Questa sera ci sono diverse persone che partecipano per la prima volta, quindi diamo un benvenuto anche a loro. Di cosa parliamo questa sera? Mercato dei trasporti nel XXI secolo, il progetto Skyway, potenzialità e vantaggi per tutti e opportunità di business con Skyway Capital. Questi sono i 4 punti fondamentali che andremo a trattare questa sera. Ecco qui una slide riassuntiva di tanti settori, passato e presente. Possiamo vedere come c'è stata un'evoluzione da Henry Ford, come fondatore della Ford Motor Company, ad oggi, quindi dal 1910 al 2018, come si è evoluta la tecnologia e il modo di muoversi. Un altro esempio importante è Thomas Edison. Nel 1880 brevettò il sistema di distribuzione dell'energia elettrica. Ad oggi abbiamo i tralicci che portano i tralicci, cavi sottomarini che portano energia in tutto il mondo. Non solo energia, ma anche comunicazione, ovviamente. Per poi passare dall'energia, chiaramente, a tutta la tecnologia, dalla macchina fotografica con rullino alla macchina fotografica digitale. Oggi il cellulare che fa le foto, non c'è più bisogno di macchina fotografica, anzi, il cellulare ha una risoluzione più intensa e definita. E qui abbiamo ovviamente Steve Jobs, che è il fondatore di Apple. Quando lanciò il primo dispositivo della Apple, tutti pensavano che non potesse servire a niente. Oggi ci sono le persone che ne hanno più di uno, anzi forse anche tre. Ecco, questa è l'evoluzione. Senza poi tralasciare un altro mercato, è quello della moneta. La moneta, si è partiti dal baratto per poi passare alla moneta di carta, poi si è passato alle carte di credito, e oggi parliamo di monete digitali, criptovalute.
Ecco, questo è il passato e il presente in tutti i settori. Ne manca uno, quello della, quello dei trasporti. Vediamo come si evolve. Allora, intanto preannuncio chi è l'ideatore del progetto Skyway, Juninski, Anatoly Juninski, un ingegnere che è partito da lontano con i suoi studi 40 anni fa e ha lavorato intensamente per studiare un sistema che portasse le merci nello spazio senza... distorto, forse allontanando un po' il microfono, forse è troppo alto, un attimo, vediamo, mi sentite? Abbasso un pochino, ecco, adesso? Molto meglio? Vediamo se qualcuno risponde. Natalino, grazie per... Ok, bene, allora, Juninski praticamente ha lavorato intensamente per portare le merci nello spazio, quindi con un sistema che non utilizzasse i razzi, quindi la propulsione e quindi sistemi che producessero inquinamento. E sta ancora tuttora lavorando su questi sistemi. E tra tutto quello che ha studiato ha messo in piedi, che è poi una diciamo la base della tecnologia per poi andare nello spazio, la tecnologia a stringa. Quindi ha sviluppato attivamente per 10 anni consecutivi la prima generazione di tecnologie di stringa, per 10 anni, pensate, 10 anni, e non aver tutto nella sua immaginazione, nella sua testa. Passato e presente, 1800-2018, ecco, questa è l'evoluzione dei trasporti, passando dalla locomotiva a vapore a carbone ai treni che oggi sono i più diciamo veloci, quello di Trenitalia, Italo, il treno a levitazione magnetica. Qual è il futuro? Futuro già presente? Il sistema di controllo dei veicoli automatizzati su linee aeree, quindi Skyway è il modo di trasferimento dei passeggeri, delle merci in aria. Ecco, questa è la situazione in molti paesi e la situazione può essere di diversa tipologia di problema. Abbiamo bisogno di cambiamento, cioè il sistema di trasporto si è evoluto, ma la tecnologia è andata talmente veloce che ha creato dei problemi che il trasporto stesso non ha ancora risolto. Perché questo? Perché ci sono dei paesi sviluppati, come i centri urbani, le città metropolitane, dove c'è un enorme traffico. Il traffico, la congestione, tutti sulle strade, per fare anche 2 chilometri impiegano tantissimo tempo, e questa è la conseguenza che tutte queste colonne di automobili che emettono gas inquinanti, abbiamo lo smog, abbiamo i bambini che vanno a scuola con le mascherine perché si devono proteggere dalle polveri sottili, i PM10, che sono le PM10, sono le parti per milioni, e sono polveri talmente sottili che il nostro sistema apparato non è in grado di trattenere e quindi filtrare, e queste polveri sottili si vanno a inserire nei nostri organi più importanti per la nostra vita. E oltre all'inquinamento ci sono anche paesi invece sottosviluppati dove mancano proprio le infrastrutture, non ci sono proprio neanche le linee di collegamento. Parliamo di India, Indonesia, parliamo di paesi, di regioni, diciamo, di zone dove
mancano proprio le strade e anche se ci sono le inondazioni paralizzano i paesi. Quindi in questi paesi come India, Indonesia, ma anche tutti i paesi africani hanno necessità di infrastrutture. Bene, proprio perché c'è bisogno di creare queste infrastrutture è necessario costruire delle infrastrutture moderne, non più già obsolete come possono essere molte linee che noi abbiamo anche nel nostro paese Italia. Quindi Skyway è un sistema innovativo che è capace di muovere in massima sicurezza il più velocemente possibile in luoghi anche inaccessibili col minimo impatto ambientale senza ripercussioni sulla salute con il miglior rapporto costi-benefici. Questo è Skyway. Ovviamente Skyway ha diverse tipologie di linea. Possiamo avere trasporto urbano ed extraurbano e trasporto ad alta velocità. A seconda del contesto territoriale possiamo raggiungere velocità di 150 km/h oppure massima velocità di 500 km/h. Il mio mouse fa i capricci. Ecco. E qui ovviamente bisogna tener conto che le soluzioni in tutto il mondo, oltre a Skyway, possono essere riassunte in altre due. Hyperloop, che è la tecnologia di Elon Musk, che è l'ideatore dell'azienda Tesla, e l'Hyperloop è un treno che va a una velocità molto elevata, fino a 1200 km/h, e si muove all'interno di un tubo a bassa pressione. Questo treno, questo mezzo velocissimo, chiaramente quale meno ha? Ha il meno di essere molto molto costoso. Si parla di 800 milioni di dollari a chilometro, cioè è un'enormità, quindi non è possibile pensare a una tecnologia di questo tipo per una transnet, cioè una rete di trasporti mondiale. Tuttavia ci sono dei prototipi in fase di sperimentazione, ma siamo ancora molto indietro nello sviluppo di una linea dove poter andare. Dove poter utilizzare. SkyTran invece è una tecnologia israeliana simile a Skyway, ma ha alcuni punti deboli che rispetto a Skyway che portano a dire che Skyway è meglio di SkyTran. Comunque sia, ci sono questi tre competitor. Ovviamente il mercato mondiale è molto ampio, ognuno dei tre chiaramente conquisterà un pochino di mercato. Dai grandi economisti si parla che Skyway cioè avrà il 50% del mercato e la restante parte. Prossimi webinar andremo ad approfondire quali sono le caratteristiche di questi competitor rispetto a Skyway. Ovviamente per motivi di tempo non possiamo fare tutto in un webinar, anche perché è molto importante. Ecco, adesso ho alzato un po', si sente Mariana? Stasera c'è un problema di audio. Quindi dicevo, abbiamo delle tecnologie che ovviamente si stanno sviluppando. Nei
prossimi webinar, appunto, dicevo, andiamo a vedere queste differenze per far vedere che Skyway ha comunque dei vantaggi rispetto agli altri. E proprio per questo vi invito sempre di essere presente ogni mercoledì sera a vedere il webinar, perché ci sono sempre tante altre informazioni importanti. Qua intanto nel frattempo voi avrete letto un pochino di riconoscenze di Uninsky, che è leader di due progetti delle Nazioni Unite, è membro della Federazione della Cosmonautica Sovietica, è autore di più di 140 invenzioni, eccetera eccetera, con tutti i premi che ha di riconoscimento per il progetto dell'anno, che è quello dell'industria dei trasporti. Ecco le tappe della realizzazione del progetto Skyway. Allora, le tappe, queste tappe sono ben definite, 15 tappe. Uninsky nell'intervista ha ben specificato che, nonostante ci siano stati dei problemi, dei rallentamenti, delle difficoltà, le 15 fasi sono diciamo la strada per raggiungere tutto quello che vuole andare a realizzare. È terminata la fase 10, nel senso che i lavori previsti nella fase 10 sono stati raggiunti, tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Segnatevi, l'11 aprile ci sarà il cambio fase. Cosa vuol dire cambio fase da fase 10 a fase 11? Significa che la fase, il cambio fase, corrisponde ovviamente a un inizio di obiettivi nuovi dal punto di vista del proseguo dei lavori, e c'è un cambio di promozione sulle quote di partecipazione a cui noi possiamo aderire. Cosa significa? Significa che se oggi per un dollaro mi vengono date in cambio dall'azienda Skyway 75 quote per un dollaro, nella fase 11 invece di 75 me ne daranno 50, quindi c'è una riduzione del 30%. Ho fatto un esempio, in realtà può essere che lo sconto non sia 75 ma sia 175, che è il massimo, e dalla fase 10 a 175 di sconto, alla fase 11 si passerà a 125. Quindi il passaggio da una fase all'altra porterà a un cambio di promozione. Ci saranno quindi verranno date, a parità di investimento, verranno date meno quote di partecipazione. Chiaramente ho detto la parola investimento, ma non è intesa come un prodotto finanziario. Questo non è un prodotto finanziario, è un crowdfunding. Cosa significa? Significa che noi sosteniamo una startup, noi devolviamo soldi per lo sviluppo dell'industria, dei trasporti Skyway, e in cambio riceviamo delle quote di partecipazione che non sono oggi a tutti gli effetti delle azioni, ma sono delle quote che verranno convertite in azioni nel momento che l'azienda entrerà in borsa. La fase 10, sottolineo un pochino che cosa è stato fatto dalla fase 10. Nella fase 10, partita nel settembre 2017, sono state fatte molte cose. Intanto è stata aumentata l'area in cui c'è l'azienda che sviluppa la tecnologia, le infrastrutture e i mezzi di movimento. È stato quindi avviato una nuova produzione del materiale rotabile. Dal punto di vista invece dei laboratori di sviluppo, c'è stata l'introduzione di tecnologie e apparecchiature digitali che andranno a automatizzare la produzione.
Per quanto riguarda l'Eco Technopark, e quindi l'Eco Technopark è il territorio dove ci sono i test e il terreno dimostrativo, c'erano diversi, ci sono diverse linee, ci sono tre linee che permettono di muovere l'unibike, l'unibus e è in fase di assemblaggio l'unicar. Car che verrà poi messo su linea per eseguire i test. I lavori proseguiranno anche con la creazione di un unibus ad alta velocità che verrà presentato all'Innotrans 2018 a Berlino. Ecco, queste sono alcune foto dell'Eco Technopark. L'Eco Technopark è a Marina Gorki in Bielorussia, è di 36 ettari. Ci sono appunto queste tre linee, due già terminate e certificate, una terza completata. C'è l'assemblaggio dell'Unitrack e ovviamente sono tutte linee che permetteranno di portare la tecnologia nel mondo, nella costruzione di linee nei vari paesi che hanno aderito a questo progetto. Quindi l'Eco Technopark è un'estensione verde dove ci sono più di 30.000 alberi, scusate, 10.000 alberi. E 2 anni fa c'era solo il deserto, non c'era solo terreno arido, non c'era neanche pochissima vegetazione. In soli 2 anni sono state fatte 3 linee, una da 600 metri, è il complesso merci, una monorotaia complesso urbano di 800 metri ad anello chiuso, è stato fatto un tratto di unitrack, struttura rigida, che, attenzione, sarebbe la linea ad alta velocità per una lunghezza di 15 km. Nell'intervista di Juninski oggi, e ve la consiglio di guardare, ha i sottotitoli in inglese, ma chiaramente ci sarà nei prossimi giorni anche quella con i sottotitoli in italiano, parla dell'interruzione della costruzione della linea ad alta velocità nell'Eco Technopark. Perché questo? Perché ci sono state delle, diciamo, non ostacoli, ma degli accordi con il paese bielorusso che non, probabilmente non sono più di interesse del paese stesso a prolungare questa linea per 15 km. La cosa molto più importante e interessante è che questa linea ad alta velocità è già stata pensata in un altro luogo del paese nel mondo. Questo faciliterà molto le cose e sarà un'utilità maggiore averla in un paese diverso dalla Bielorussia. Quindi l'Eco Technopark va avanti, ma questa linea ad alta velocità non sarà più realizzata nell'Eco Technopark in Bielorussia, anche perché un anno fa si ipotizzava un posto del mondo, sempre per aumentare la stabilità dell'azienda. Ci sono stati dei precontratti per la vendita dei sistemi di trasporto Skyway per oltre 180 miliardi di dollari. E per realizzare questo Eco Technopark, che è il trampolino di lancio per lo sviluppo della tecnologia nel mondo, si è utilizzato il crowd investing. Il crowd investing è una forma di raccolta fondi senza pubblico, finanziamento pubblico e privato, prevalentemente privato, io dico, dove praticamente, in questo caso è privato, dove praticamente con i soldi raccolti la società è una società sana, non ha debiti, va un po' più lenta nello sviluppo, anche se lento non è,
e il finanziamento necessario per la realizzazione sono 200 milioni di dollari. Qui ci sono dei certificati importantissimi. Federazione Russa, Ministero dei Trasporti ufficialmente riconosce Skyway come una tecnologia innovativa. La Skyway tecnologia distingue chiaramente, qua viene riproposto quello che abbiamo detto, e qui ci sono diverse tipologie di trasporto: trasporto urbano, numero di passeggeri sui veicoli, ogni veicolo 168, la distanza di trasporto massima è di 200 km. Pensate che il traffico passeggeri, è fino a 50.000 persone all'ora, quindi pensate alla capienza di queste linee, senza poi considerare il fatto che il trasporto delle merci sarà uno dei trasporti cruciali per i paesi che andranno con questa tecnologia, perché ridurranno i tempi di consegna, i costi per trasportare le materie prime e così via. Si potranno trasportare merci fino a 200.000 tonnellate all'anno. Trasporto extraurbano ad alta velocità fino a 500 km orari. Traffico passeggeri fino a 1 milione di persone al giorno. Junisky ha previsto di presentare all'Innotrans settembre a Berlino le l'Unibus ad alta velocità, quindi sarà portato lì. Mentre invece abbiamo in questo momento il trasferimento dell'Unibike all'evento che ci sarà intorno a metà aprile negli Emirati Arabi. Qui vedete invece il confronto tra una strada che viene realizzata nel nostro classico modo, dove appunto è una strada asfaltata, dove ci sono diversi strati, diverse tipologie di terreno, per poi arrivare alla fine con il catrame, e vedete come un metro quadro costa dai 1.500 ai 2.000 dollari, mentre invece la filosofia di Juninski è quella invece di eliminare le strade e ribonificare i terreni con un terreno fertile, con un humus che lui ha ideato senza componenti chimici, ma semplicemente naturali, che sta già utilizzando nel parco in Bielorussia, e la ribonifica chiaramente. Qui c'è stato un salto, capisco perché fa questa cosa. Allora, praticamente dicevo, la bonifica costa al metro quadro 30 dollari, perché ovviamente le strade saranno elevate da terra. Qui vedete una slide riassuntiva dove, paragonando Skyway agli altri tipi di trasporto, abbiamo un costo sul capitale investito minimo rispetto agli altri trasporti, ferroviario, stradale, monorotaia e a lievitazione magnetica. Nell'inquinamento all'ambiente chiaramente siamo al minimo perché si utilizzerà pochissima energia. Sono stati ridotti gli attriti e si consumerà pochissima energia, e l'energia verrà prodotta da fonti rinnovabili. Anche i costi di gestione e manutenzione sono bassissimi, e la cosa più importante è la sicurezza nei trasporti. Si ridurranno gli incidenti, non c'è possibilità di incidente, di scontri, perché ogni linea è dedicata a una sola direzione, e abbiamo chiaramente delle abbiamo delle linee che possono trasportare appoggiati mezzi ma anche sospesi. Questo è l'Eco Technopark. Ci sono alcune foto che riassumono un pochino tutto il discorso. L'Eco Technopark arriva da una sperimentazione lunga
15 anni, infatti nel 2001 è stata costruita la prima tecnologia Skyway sperimentale, dove i camion hanno fatto da carico per sopportare, appunto, per vedere se la struttura sopportasse il carico, appunto, di un camion militare. Allora, vediamo un po'. Ecco, qui ci sono alcuni componenti della tecnologia Skyway. Questi componenti, messi insieme costituiscono tutto quello che è il sistema di trasporto Skyway. Dalle ruote, dal complesso della stringa, i pali che sostengono la stringa stessa e così via. Pensate che Unischia ha fatto 140 brevetti, quindi ogni brevetto è una componente, una parte di questi dispositivi. La struttura sopraelevata aumenta la sicurezza del trasporto di 100 volte e abbiamo sistemi antideragliamento e quindi 10 volte più sicuro rispetto a qualsiasi altro sistema. Qui vedete alcuni esempi di mezzi, l'unibus di due stringhe, grande potenza, qui ci sono le caratteristiche, la massima velocità 150 km orari con un numero di passeggeri fino a 168 persone. Altra tipologia di trasporto urbano è l'unibike, a un posto, due posti, tre posti. E l'unibike chiaramente è L'e-bike chiaramente è un mezzo che può essere ancora più ecologico perché può essere sfruttato l'utilizzo dei pedali, quindi chi lo utilizza può aiutare il movimento attraverso l'energia dei pedali, prodotta generata dai pedali. Poi abbiamo qui una simulazione di una linea Unitrack, trasporto di pacchi, quindi merci. Vedete come tutto può essere automatizzato in modo semplice direttamente dal polo industriale. Questo invece è l'applicazione per l'Unitrack. Infatti l'ultima linea che in fase di test e in fase di assemblaggio il veicolo di trasporto merci permetterà di trasportare i container, evitando così i rischi che possono esserci, l'inquinamento di un camion verrà ridotto agli estremi di un punto di partenza a un punto di arrivo, come se fosse proprio un treno merci. Quindi ogni singolo container sarà trasportato, ogni 2 secondi può passare uno di questi container. Ecco, questa invece è la struttura innovativa della rotaia, semplicemente per dire cosa? Che è una rotaia continua, non ci sono interruzioni, non ci sono salti di binari e quindi è un sistema innovativo che oltre la potenza di attrito e quindi riduce l'energia necessaria per poter trasportare le merci o i passeggeri. Questa è una fotografia dell'anello chiuso della parte di linea dell'Ecotecnopark, in realtà della linea Unibike. L'utilizzo di energie solo rinnovabili perché serve poca energia, ma al tempo stesso questa si può produrre attraverso fonti rinnovabili, sole, vento e altre fonti sempre legate alla natura. Qui una foto dove si ritrae Uniski e Sergei Sibirskiy
Kiryakov, insieme a un credo che sia un investitore che ha investito nel 2014, quando non c'era ancora nulla, 2 milioni di dollari, è tornato all'Ecotecnopark a luglio e ha rimesso altri 2 milioni di dollari, perché lui è veramente stato un grande sostenitore di questo progetto quando ancora non c'era nulla. Ora non ricordo il nome. Ecco, questa invece è una fotografia dell'Unitrack all'Ecotecnopark, l'Unitrack che trasporta merci imballate. E questa è una simulazione, questa è una foto di simulazione, trasporto merci nel polo industriale. Quindi ci sono tantissime applicazioni, soluzione anche per il trasporto, scarico e carico merci nelle navi lontane dai porti in sicurezza e anche in spazi pubblici, perché Skyway può essere costruito in qualsiasi ambito senza impattare sull'ambiente e sull'ambiente circostante. La Fiera Mondiale dell'Innotans, abbiamo detto che i giorni dovrebbero essere 20-23 settembre. Ci sarà, dalla notizia dell'intervista di Uniski, ci sarà proprio l'Unibus ad alta velocità esposto, quindi novità assoluta. L'Unibus sarà esposto all'Innotrans a settembre a Berlino. Questa è una fiera che è stata a Minsk l'anno nel 2017. E questa invece è la fiera dell'anno scorso, ma viene replicata proprio nel weekend a Jakarta in Indonesia, 22-24 marzo 2018. Quindi, come vedete, Skyway è presente in tutte le fiere più importanti a livello mondiale sul trasporto in generale, perché poi vedrete e vi dirò una grande no novità, sempre che è contenuta nell'intervista di Uniski. La nuova generazione di trasporto viene considerata molto interesse da parte degli Emirati Arabi e proprio nell'ottica che l'Ecotecnopark ha raggiunto il completamento delle linee Unibike, Unibus e Unitrack, è in questo momento in viaggio per gli Emirati Arabi, proprio l'Unibike, che sarà esposta se non ricordo male, il 9-11 aprile alla Future Cities Show degli Emirati Arabi a Dubai. Quindi anche lì Skyway sarà presente tra circa 15-20 giorni con l'Unibike, perché negli Emirati Arabi ci sono progetti in fase di sviluppo e quindi Skyway è pronto per essere presente con dei prototipi pronti già a essere utilizzati e certificati. Ci sono altre conferenze importanti, fiere importanti del trasporto. Una sarà a Singapore dal 9 all'11 luglio 2018 e la più attesa, ovviamente, ribadisco, è l'Innotrans 2018. Scusate, prima ho detto il 22-24 settembre, adesso dovrò correggere la slide. E questo è un pochino tutto il discorso. Chiaramente non solo gli Emirati Arabi sono i protagonisti, ci sono altri progetti tipo la stazione della metropolitana a San Pietroburgo, che sarà interconnessa con una linea di Skyway. E qui vediamo Roduc, che è il rappresenta la delegazione australiana di Skyway ed è l'ex ministro dei trasporti appunto australiano. Anche qui sono stati fatti degli accordi importantissimi e anche l'Australia può essere la candidata
numero uno per fare la linea, l'Eco Technopark per l'alta velocità. L'Australia prevede di costruire 40.000 km di linee. In primo piano l'accordo per un valore di 57 miliardi di dollari australiani. La città di Adelaide è un progetto pronto per l'Università di Flinders, dove comincia presto la prima costruzione. Ovviamente siamo tutti in attesa del completamento dei certificati. Uniski, sempre nell'intervista che è stata pubblicata oggi, dice che quest'anno partiranno, cioè si arriverà al punto finale in cui avremo tutto quello che è necessario per partire con i progetti, perché i progetti esecutivi, che i progetti teorici ci sono già pronti, almeno 10 progetti, ma è necessario terminare tutte le prove, i test e così via. Questa è una fotografia che ritrae Uniski con il ministro dei trasporti Nitin Gadgari, il primo contratto da 922 milioni di dollari che è stato proprio fatto l'anno scorso a febbraio per tre progetti importantissimi in India. Qui vedete un po' la cartina dove è specificato questo progetto. Ci saranno in questa videata si vede l'80% probabilmente sono investitori, aziende, il 20% sono privati. Qui non dimentichiamo mai il valore del progetto di Skyway e il valore che è umano che ha Uniski nei confronti di tutte le persone. È andato in visita anche l'anno scorso al Dalai Lama a parlare della sua tecnologia e avere il consenso del Dalai Lama per fare linee anche sui suoi territori, perché anche il Dalai Lama riconosce Skyway come una tecnologia a bassissimo impatto ambientale. Qui vedete alcuni esempi di paesi che hanno lasciato preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway. Si parla di una linea Londra-Berlino-Mosca, l'Australia, ne abbiamo già parlato, la stessa Russia. La Bolivia è interessata a un cargo, quindi una linea merci per trasportare le materie prime dalle montagne alte 3.000 metri ai poli industriali e così via. Insomma, tutti hanno questi interessi. Anche qui in Italia abbiamo già ampi interessamenti, progetti che sono in fase di sviluppo. Sviluppo di valutazione naturalmente su Milano, su San Marino, su la Calabria, la stessa Sicilia ci sono degli interessamenti e via dicendo. L'obiettivo dello sviluppo di Skyway in Italia è uno degli obiettivi, è quello ovviamente della raccolta fondi, dare la possibilità a tutti di poter partecipare a questo progetto, un progetto innovativo. Mai nella storia un progetto così condiviso con più di 80 paesi nel mondo, 1 milione di investitori, ed è veramente un progetto importantissimo. Sviluppo di progetti pubblici e privati, produzione di infrastrutture, edifici per smart city, componentistica da parte di aziende italiane in partnership con Skyway. Formazione universitaria, lavoro specializzato, professionali per diffondere queste tecnologie. Ci sono tantissimi aspetti importantissimi nello sviluppo di Skyway, anche in Italia. Questa è una slide che abbiamo già visto. Queste invece sono foto reali dell'Eco Technopark, dove questi mezzi sono già pronti per essere utilizzati. Abbiamo detto che nella fase 10, partita nel settembre 2017, sono state fatte tantissime cose. Adesso qui abbiamo una fotografia che ritrae molte persone che lavorano in Skyway. È stata fatta una scelta da parte di Uniski
rischi di creare la produzione in loco in Bielorussia non era prevista, ma hanno più di 350 dipendenti che lavorano in vari settori, sviluppo, tecnologia, marketing, finanza e così via, insomma. E progettisti con più di 100 costruttori e via dicendo. E questa è la fabbrica ad alta tecnologia. Junisky ha parlato nella sua intervista che nel prossimo Eco Festival ci sarà grandi novità, sarà presentata una automobile elettrica, un'auto elettrica che praticamente nell'intervista, se non ricordo male, perché vado a memoria, l'ho solo guardato una volta, eppure in inglese. Aspettate un attimo che cerco. Allora, sì, l'Eco Festival in estate, avranno diversi, gli ospiti avranno delle novità, ci sarà anche una macchina elettrica che non è mai stata vista niente di simile nel mondo, dice. E questo veicolo è sociale, è progettato principalmente per quelle persone con capacità limitate, perché Junisky ha fatto una promessa a quelle persone che sono andate a vedere l'Eco Technopark, queste persone diversamente abili, e a lui gli ha fatto la promessa di creare un'auto elettrica in modo tale che l'autista si possa sedere su una sedia a rotelle e guidi l'auto senza scendere dalla sedia a rotelle. Quindi c'è un enorme sviluppo anche da un punto di vista delle auto elettriche. Quindi Junisky si sta espandendo su scenari che non sono solo il trasporto a lunga distanza, ma anche diciamo, trasporto dell'ultimo miglio, degli ultimi 10 chilometri, ecco, per così dire. Anche perché questo? Perché Junisky dice che ci sono molti investitori con capacità limitate e quindi ha appunto promesso di aiutarli e vuole mantenere la sua promessa con questo dispositivo. Il prossimo webinar, il prossimo mercoledì, vi darò un'altra notizia importante, ma la troverete poi anche sul sito, sulla vostra area personale. Ma anzi, ve la dico già perché la vedrete, che sempre all'Eco Festival ci sarà un drone da carico. Ovviamente non sarà dimostrativo, non si potrà vedere tutto perché chiaramente quando non si viene messa in risalto una cosa proprio per motivi di segretezza, però chiaramente verrà fatto vedere alcuni aspetti importanti di questi droni da carico che saranno utilizzati in modo automatizzato per il trasporto merci sull'Unitrack. Queste sono certificazioni fondamentali, importantissime, la TÜV per il sistema di gestione ISO 9001-2015, rilasciato a Skyway proprio il mese di febbraio, e Skyway stessa è entrata nei, nel mem, nel, a far parte dei membri del trasporto pubblico internazionale il 16 febbraio 2018 proprio a Bruxelles. Quindi il certificato che attesta che è entrata a far parte di questa associazione, questa organizzazione. Ecco, come può cambiare la nostra vita Skyway? Allora, Skyway ci può far cambiare la vita nel senso che può migliorare
migliorarci la vita nel movimento, nel trasporto, in sicurezza, perdere meno tempo, vivere meglio senza inquinamento, ma può darci una grande possibilità di entrare e partecipare a questo progetto, appunto facendo una donazione per concludere l'Ecotecnopark, perché l'Ecotecnopark in Bielorussia è quel trampolino di lancio per tutta una serie di sviluppi tecnologici a livello mondiale. Acquisendo un certo numero di quote di partecipazione, avremo diritto di una conversione di queste quote in azioni con un valore nominale di $1. E oggi, come ho appena detto, siamo nella fase 10, l'11 aprile passeremo nella fase 11. Questi non sono prodotti finanziari, è semplicemente una condivisione di un progetto a cui possiamo partecipare e diventare coproprietari di questa società globale dei trasporti. Possiamo avere dividendi per la vita in proporzione al numero di azioni che noi andremo a possedere e avremo una retribuzione diretta proveniente dai dividendi. Ovviamente questi soldi vedete dove vanno a finire. Vanno nello sviluppo della tecnologia che andrà a rivoluzionare il mondo dei trasporti, quindi tecnologia, innovazione, nuovi lavori e così via. Il gruppo Skyway è una holding, è costituita da diverse società, la società Skyway Technology, che è appunto la società che sviluppa la tecnologia, la Global Transport Investment è la società che raggruppa tutte il mercato finanziario, l'Euro-Asian Rail Skyway System è la società che distribuisce queste quote di partecipazione. In realtà sono due società, una capitalizzata a 73 miliardi di quote, un'altra a 60 miliardi. Quella a 73 miliardi proprio oggi ho visto un certificato che ha superato i 60 miliardi, quindi ne mancano poco più di 12 miliardi, ma credo che in questa ultima tranche di giorni, andare all'11 aprile, saranno esaurite. Quindi vi consiglio di prendere delle quote di partecipazione perché sono quote che non ci saranno più, quando sono finite saranno solo, cioè ci saranno ancora in realtà. Quando l'azienda andrà in borsa noi le potremo comprare, anzi noi le potremo anche vendere e quindi queste azioni avranno un valore che non è il valore di adesso e non sarà neanche il valore di $1, si prevede il 1000%. Ma stiamo sereni, tranquilli, abbiamo pazienza e avremo tante soddisfazioni con queste quote. Quindi consiglio a tutti, non ci dormite sopra, prendete la vostra quota, non esagerate, nel senso che mettete quello che potete mettere senza andare a togliere il pane quotidiano, ma diversificate, non solo prodotti finanziari, ma anche prodotti diversi che sono quelli del crowdfunding. Qui vedete un pochino i numeri che sono quelli della capitalizzazione, l'educazione della compagnia di capitale, che è appunto la distribuzione di questi capitali che vengono raccolti. Una parte abbiamo visto che includere Ecotecnopark, un'altra parte per lo sviluppo tecnologico nell'industria. Quindi questa azienda che in poco tempo è stata messa in piedi, avete visto enormi sviluppi in ambito produttivo con dei macchinari molto tecnologici. L'azienda dà la possibilità appunto di raccogliere fondi, ma dare la possibilità anche alle persone di parlare di questo progetto ad altre persone. Ed è per questo che ha creato delle pagine, delle pagine ufficiali dove vengono condivisi tutti le informazioni, video alle quali noi
possiamo poi capire e sostenere il progetto attraverso chi ci invita a questo progetto stesso. E qui vedete alcuni esempi delle possibilità di aderire a questo progetto. Ci sono diverse tipologie di pacchetti. Abbiamo l'InnoTrans, che è un pacchetto suddiviso in tre rate, $1000 ogni mese. Al crescere della rata abbiamo più sconto, quindi da 90.000 quote si passa a 120, si aggiunge 120.000 e si aggiunge ancora 160.000, per un totale di 370.000 con $3000. Considerate che in euro saranno 2.600-2.500 euro. Ci sono dei pacchetti per i bambini, kid e student, sono molto interessanti, uno perché ovviamente potete dare un futuro migliore ai vostri nipoti, ai vostri figli, diciamo, ai vostri cari, e anche perché avete degli sconti interessanti. Con $585 potete raggiungere 58.500 quote di partecipazione. C'è anche quello student a $1365 e ottenete, non ricordo quante quote in questo momento, però dovrebbero essere 87.000, se non ricordo male. Vabbè, c'è scritto, scusate, ormai è ora tarda, 162.000, $1350, 162.000. Poi ci sono anche pacchetti da $5.000, 600.000 quote, uno sconto di 120, significa che per ogni dollaro ho 120 quote. A salire, $10.000, $25.000, $50.000, chi più ne ha, più ne metta, dicono. In realtà è soggettivo. Qui abbiamo altri esempi, $250, $18.750, $400, $32.000, $1.000, $95.000, eccetera. $1.800 è un buon compromesso tra pacchetti più grossi e pacchetti più piccoli, perché con 189.000 quote è un bel numero quando ci sarà la conversione in azioni al valore di un dollaro, per $1.800 appunto. E, ecco, questi pacchetti ci saranno fino all'11 aprile, dopodiché non ci saranno mai più, nel senso che ci sarà uno sconto. Faccio un esempio: il pacchetto da $1000 con lo sconto di 85,95, perché 85,95 a seconda di un bonus che si prende se si fanno due adesioni, cioè due persone con cui si condivide il fatto che c'è questo progetto e possono scegliere di partecipare, oppure con doppio pagamento. La prima rata doppio pagamento ci permette di ottenere 10.000 quote in più e quindi lo sconto è maggiore. Ecco, con l'avvento della fase 11, questo sconto 85/95 passerà all'incirca 55,75. Ecco, questo è un pochino, no, 55,65. Ecco, questa è un po' l'idea. Quindi si riduce. Questo significa che le nostre quote acquistano di valore. Quindi io che ho preso quote nel 2016, ora è molto più alto rispetto a quando le ho acquistate. Appunto in quel periodo. Qui ci sono invece delle quote, dei pacchetti per i partners. Cosa vuol dire per i partners? Semplicemente per persone che parlando con il passaparola hanno generato delle commissioni aziendali che l'azienda invita a utilizzare per prendere i propri pacchetti. Quindi si possono pagare questi pacchetti attraverso il passaparola, né più né meno. Con il passaparola
scuola potete comprare queste quote. Quindi quando andate a un ristorante, mangiate bene, ne parlate con tutti gli amici, e il ristorante però ovviamente non vi paga per questo. Bene, Skyway Capital cosa fa? Se voi parlate con le persone, parlate bene del progetto, perché effettivamente è un progetto vero, che si sta sviluppando, che porterà grandi vantaggi a tutta la società, e quindi la società stessa, Skyway, ci riconosce questa pubblicità nel diffondere il progetto, perché tanti più persone parteciperanno e tanto solido e in crescita lo sviluppo dell'azienda. Naturalmente queste quote, faccio un esempio, il bonus da 250 mi genera 20.000 quote, rispetto a un pacchetto non con le commissioni, o comunque non con tutte le commissioni, mi genera 18.750 quote, quindi vengono riconosciute un pochino di quote in più. Qui invece avete una tabella che non senza le rate. Cosa vuol dire? Che voi potete fare un pacchetto una tantum. Un pacchetto una tantum significa un solo pagamento. Si parte anche da $15, quindi non voglio pensare a una persona che ha conosciuto questo progetto e non mette neanche $15, cioè non c'è ragione per cui non mettere $15. Comunque sia, si parte da $15, 300 quote a salire. Più saliamo, ad esempio $1.000, 90.000 quote, abbiamo uno sconto che cresce, quindi da 20, quindi per $1 me ne vengono date 20 quando io verso $15. Con 90, con $1.000 ho uno sconto di 90, quindi vengono date 90 quote per $1. Ok? E così via. Naturalmente, qual è la differenza? Vedete qua, $1.000, 90.000. Se noi torniamo a vedere i pacchetti, con $1.000 me ne vengono date 95.000. Perché? Allora, perché chiaramente cosa significa? Significa che se voi rateizzate, la società che raccoglie i fondi, Skyway Capital, fa lavorare, fa maturare, investe questi soldi, quindi l'azienda ci riconosce un qualche quota in più. Quindi abbiamo il doppio vantaggio facendo la rateizzazione, che possiamo pagare dilazionato e vengono date qualche quota in più. Una volta terminata il pagamento delle quote, ecco un'osservazione: voi potete scegliere il pacchetto rateizzato, ma lo potete pagare anche tutto subito, vi danno anche questa possibilità. Quindi vi consiglio, prendete il pacchetto rateizzato perché vi danno più quote, e nello stesso tempo lo potete pagare anche tutto subito. Se lo pagate tutto subito, vi viene generato un certificato. Dopo aver ovviamente accettato e firmato elettronicamente il contratto, e questo certificato viene poi trasferito, e quando viene scritto transferred, si passa alla Uniski Corporation, che rilascia il numero seriale delle quote, per poi arrivare all'ultima fase, quando l'Eurasian Rail Skyway System Holding Limited 1 o 2 manda in stampa dallo Stato della Russia le nostre quote, che diventeranno azioni nel momento del primo giorno di quotazione in borsa. E lì festeggeremo tutti. Faremo una grande festa tutti insieme, ci ritroveremo, ci conosceremo tutti, e se non ci siamo conosciuti prima, faremo una grande festa. Il certificato è in carta filigranata con un ologramma che io non ho ancora, è protetto da un adesivo dorato, io non l'ho ancora tolto,
E questo certificato può essere ottenuto pagando 10 dollari. Non appena avete pagato i 10 dollari, avete la possibilità di scaricarlo anche subito in digitale, ma arriva comunque sia per posta, ma ci vuole un mese, un mese e mezzo. Perché vi metto queste foto? Perché uno che arriva per la prima volta e vede questi certificati dice: ma che validità hanno questi certificati? In realtà le stesse grandi compagnie che oggi sono sul mercato hanno emesso questi certificati. Uno a caso è Walt Disney, The Walt Disney Company. Disney, quando cercava di progettare il suo primo parco divertimenti a pagamento, e lo prendevano per pazzo perché far pagare i divertimenti sembrava una cosa inconcepibile. Pensate che aveva mandato a 300 banche la richiesta di fondi. Solo la 301esima banca gli disse di sì per far partire questo progetto. Il giorno dell'inaugurazione Disney era già morto e intervistarono il figlio e il giornalista gli chiese: peccato che suo padre non ha potuto vedere l'inaugurazione del parco. E il figlio disse: bene, lei si sbaglia di grosso perché mio padre è stato il primo a vedere l'inaugurazione del parco. Questa è una breve storia per dire cosa? Che i visionari come Walt Disney, come lo stesso Unisky oggi arriveranno all'obiettivo che si sono prefissati, nonostante le difficoltà, nonostante tutto quello che ne consegue. E questi sono altri esempi: Google, McDonald's, Yahoo, altri esempi sono Microsoft, Facebook, che hanno emesso questi certificati. Chi ha acquistato questi certificati oggi è una persona milionaria. Guardate qui, nel 1998 Sheraton ha investito 100 dollari, oggi ha un valore di 1 miliardo di dollari, con una crescita dell'investimento in 16 anni che è veramente da 10 dollari a 100 mila, 5.208% al mese. Lo stesso Steve Jobs, che ha lanciato il marchio Apple, ha generato dopo 38 anni 8 dollari, 550 mila dollari. Ecco, questo è un pochino il concetto. Quindi avete la fortuna di imbattervi in questo progetto, avete la possibilità di mettere quello che pensate che non sia necessario domani, mettetelo, perché poi farete la storia insieme a questi grandi marchi. Perché Skyway non è solo la comunicazione, è energia, comunicazione, quindi informazione, trasporto merci, trasporto passeggeri, animali, servizi, mobilità dell'ultimo miglio. C'è tutto, 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 e noi siamo stati fortunati, ma anche intraprendenti nel scegliere questo progetto. Prima di ringraziarvi per l'attenzione, volevo aggiungere alcune notizie che mi sono rimaste dall'intervista di Uninsky. In questa intervista, che voi potete e vi consiglio altamente di vederla, è stata anche pubblicata da Antonio, che ringrazio oggi nel gruppo. In questa intervista vengono poste delle domande che noi investitori abbiamo posto a Uninsky, e tra tutte le domande c'è: perché chiaramente c'è stato questo ritardo nelle fasi, c'è questo ritardo nella terminazione dell'Ecotecnopark e così via. E Uninsky spiegava che il progetto inizialmente, prima della Bielorussia, era partito in Lituania, poi è stato bloccato, sono stati bloccati i fondi perché si pensava che Lituania e Uninsky fosse una spia russa, e poi a giugno 2017 questo è andato. Tutto questo, questa diciamo presunto
molta denuncia a Juninski è andata in un niente di fatto, senza neanche porre le scuse a Juninski. Nel frattempo che è stato bloccato il progetto in Lituania, è partito nel 2015 in Bielorussia e ad oggi è riuscito a fare quello che ha fatto, insomma, un'azienda, tre linee già certificate e così via. E con le fasi abbiamo raggiunto la fase 11, praticamente già raggiunta, perché i fondi sono abbondantemente arrivati all'obiettivo, lasciano chiaramente ancora un pochino di tempo per le persone che hanno bisogno di riflettere un pochino di più. Siamo nella fase 11, le 15 fasi sono la strada per arrivare al completamento di una operazione che sarà quella del lancio in borsa. Quindi siamo nel momento giusto, appunto giusto. E ora grazie per la vostra attenzione. Vi lascio ovviamente con un video solito che noi pubblichiamo, facciamo vedere alla fine, anche perché qualcuno potrebbe essere arrivato in ritardo. E ovviamente costruiamo Skyway perché ci salva noi e salva tutto il pianeta e gli esseri viventi. Se avete domande, qui avete i miei riferimenti, numero di telefono, indirizzo email, avete chiaramente anche chi vi ha invitato questa sera, tutta la disponibilità e la trasparenza nell'informazione del progetto in evoluzione di Skyway. Buona serata a tutti e grazie di nuovo per la partecipazione e per la condivisione di questo progetto.